parodia di Ornella Vanoni e secondo me ci sei riuscita molto bene, quindi per me sei stata brava. Giorgio, posso dare il mio giudizio in portoghese? Sì. Io ho detto soltanto il tempo. No, io dove... Qua c'è un grande personaggio. Allora, complimenti, complimenti. Sei stato veramente branci, 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 branci. Hai fatto, secondo me, un Ornella Vanoni a dei grandi libenci, a dei grandi libenci, delicanci, branci, branci, branci. Dove è imparato questa... Ero con lui, eh? No! Ho imparato a Scandigi, provincia di Firenze. Ricordiamo che questo pezzo è del grande Roberto Carlos, meraviglioso, col quale ho avuto la fortuna di lavorare. Di giocare nell'Inter. Sì. Certo. Tirava delle funzioni. Non era quello. Il più grande cantautore del mondo, a mio avviso. Massimo! L'ho trovata delicata nell'interpretazione di Ornella. mi stava venendo la voce di Antonio, ma non la volevo fare. No, cosa volevi fare? Ornella, Ornella. Fai quella di Ornella. Sono condizionato dalla scelta della Vanoni degli anni 70 invece di fare quella di adesso, quella di allora. Avrei tolto 2 anni ancora. Ecco, questo qui. Avrei tolto 2 anni, avrei dato ancora un minimo di giovinezza in più nella sua voce, però hai fatto un lavoro straordinario. Poi c'avevi quel vibratino, perché quando fanno le limitazioni di Ornella, difficilmente fanno anche quel vibratino che lei ha quando finisce la frase. Lei l'ha fatto. Esatto, quello. Molto bene, accomodati pure. Tra poco arriva una canzone che farà impazzire. Arriva. Come tra poco, tra 60 secondi, 60, 59, 58, 57, 56, 51, 50. Lasciate libera Sara, noi l'aspettiamo a braccia aperte. Fare un patto con il diavolo che ho nella mia carne. Le stelle sono tante, milioni di milioni, la stella di Negroni vuol dire qualità. Se Negroni si sente. Il bello delle emozioni è condividerle. Con il wifi di Team e Team Vision incluso. Vivi i successi di Disney Plus con Inside Out 2, Sita del Diana su Prime, l'intrattenimento di Discovery Plus ed Emily in Paris solo su Netflix. Un'offerta completa a 29,90€ al mese. È tutto! Che spettacolo! Vieni nei negozi. Team, la forza delle connessioni. Ci catapultiamo negli anni 80 e sarà il nostro anch'io innamorate tutte e due del cantante degli A. Ma ero pazzo di lui, sono passati 40 anni, però adesso l'ho guardato ultimamente ma non mi piace più. Beh, vediamo come lo farà invece il nostro Thomas, vediamo come si è preparato, vai. Allora, settimana con sarà da ridere questa puntata. No. Adesso andiamo sul falsetto. Come otteniamo quel falsetto? È fatto, questo appunto è fatto. Bravo. Adesso vediamo che vuoi. Pensa di fare colpo con questo modo di fare. Tu pensa, muoviti. Senti il corpo che fa, vai, piano, espressione, piano, tutto piacione, espressione, fiano, fiancheggia. Io piancheggio.
Ho scoperto, eh? Nel frattempo Emanuela era andata a prendere il bambino a scuola che usciva, quindi ti ha lasciato lì così. No, vabbè. Scherzo, ovviamente sono i sistemi di Emanuela Aureli, comunque vincenti, perché ogni settimana poi riesce funziona a portare a casa. Sempre, e chissà anche questa settimana tutte le varie indicazioni, anche quella del salto per trovare il falsetto se l'ha individuata. Devi essere il cantante degli Ha-Ha, gruppo storico degli anni 80. Vediamoli, il videoclip ufficiale è datato 1984 e il brano è Take On Me. Ti do una bella notizia, non sarai solo in scena, avrai anche gli altri due componenti del gruppo. Fantastico. Non potranno cantare, ma tu dovrai fare molte. Quello morte, me lo occuperò io. Esatto, ci pensi tu. Saluto Thomas e benvenuto agli Ha-Ha. Grazie ragazzi. Adesso. Giorgio. Applauso alla band. Sì, grazie, grazie. Giorgio, che mi dici? Ma guarda, io... Come si chiama il cantante di A? Eh? Come
come si chiama il cantante? Si chiama lui Morrison. Bobby Solo era, no. Che mi, era Bobby Solo. Morten. Allora, Morten. Uh-huh. Morten del film. Anche allora, fra 10 minuti, allora, G, ora io è. Non me lo ricordo perché. Se so qua. Se muore mio. Va bene, detto questo, no, adesso lo ricordi, erano gli anni in cui ero re delle discoteche, ballerino, ma io qua pure un caso, manca ancora 19 minuti. Però, 20 ora. Che questa, ora poi tutte le volte si dice, poi, sia la tua migliore interpretazione. Posso sbagliare? Grazie. Guarda, hai tenuto le note basse in maniera straordinaria, e quelle alte in maniera altrettanto straordinaria, ed essere una cosa difficilissima, no? Questo ritornello è una... Prego, è l'amore, no? La gratitudine, l'amore di tutto il pubblico italiano per tutto quello che ci hai dato. Io sono davvero senza parole. Un tacapeo. Non ho parole.